Fiamma d'amor viva, strofa terza. O lampade di fuoco nei cui vivi bagliori, gli abissi più profondi del mio senso, prima oscuro e cieco, con rara perfezione all'amato or dà luce e calor. Spiegazione. 1. Voglia Dio concedermi qui il suo aiuto davvero necessario per spiegare il senso profondo di questa strofa. Il lettore deve fare molta attenzione, perché se non ha esperienza troverà forse difficile e minuziosa la mia spiegazione, mentre invece se ha esperienza la potrà forse trovare chiara e piacevole. In questa strofa l'anima esalta lo sposo divino e lo ringrazia per i grandi favori che riceve dall'unione con lui. È tramite quest'unione, dichiara l'anima, che le sono state comunicate numerose e sublimi conoscenze di lui, tutte ricche d'amore. Da tali conoscenze sono illuminati e riempiti d'amore le potenze e il senso dell'anima, il quale prima dell'unione era oscuro e cieco. Ora che tali potenze e il senso sono illuminati e infiammati d'amore divino, l'anima può meglio conoscere e amare colui che li ha illuminati e rapiti. Il vero amante, infatti, è felice solo quando tutto ciò che è in se stesso, tutto ciò che vale, che possiede o che riceve, può impiegarlo per l'amato. Più possiede, più è contento di donarglielo. Di questo si rallegra qui l'anima, considerati gli splendori e l'amore di cui è fatto oggetto, essa può risplendere dinanzi al suo amato e amarlo. Si commenta il verso O lampade di fuoco. 2 della terza strofa. Prima di ogni cosa ricordiamo che le lampade hanno la duplice proprietà di illuminare e di emanare calore. Per comprendere che genere di lampade siano quelle di cui parla qui l'anima e come risplendano e ardano in essa per darle calore, occorre sapere che Dio racchiude tutte le sue virtù e grandezze dei suoi attributi nell'unità e semplicità del suo essere. Egli è onnipotente, sapiente, buono, misericordioso, giusto, forte, ricco d'amore, e possiede molti altri attributi e virtù che non conosciamo. Poiché Dio è tutto questo nella semplicità del suo essere, egli può, quando gli piace, concedere all'anima unita profondamente a lui la conoscenza dei suoi attributi. In tal modo l'anima vede in lui distintamente tutte le sue virtù e grandezze, cioè l'onnipotenza, la sapienza, la bontà, la misericordia, eccetera. Vede altresì che ognuno di questi attributi è lo stesso essere di Dio in una sola delle sue persone, o il Padre, o il Figlio, o lo Spirito Santo, perché ogni attributo è Dio stesso, essendo Dio e luce infinita e fuoco divino, infinito, come ho detto sopra. Di conseguenza, in ciascuno di questi innumerevoli attributi, Dio effonde la sua luce e dà calore, in quanto Dio, e quindi ognuno di questi attributi, è per l'anima una lampada che la illumina, le dà il calore dell'amore. 3 della terza strofa. Siccome in un solo atto d'unione l'anima riceve la conoscenza di questi attributi, Dio è per lei come un insieme di molte lampade, ognuna delle quali la illumina e le dà calore. Da ognuna di esse l'anima riceve una conoscenza distinta che la infiamma d'amore. Così l'anima ama, infiammata da ciascuna delle lampade e da tutte insieme, perché tutti questi attributi sono un unico essere, come ho detto. Tutte queste lampade sono un'unica lampada che a seconda delle sue virtù e degli attributi brilla e arde come molte lampade. Per questo motivo, grazie all'atto di conoscenza proveniente da queste lampade, l'anima ama attraverso ciascuna di esse e mediante tutte insieme. Ora quest'atto ha la qualità d'amore di ciascuna delle lampade e conformemente a ciascuna di esse, di tutte insieme e conformemente a tutte insieme.
Difatti, lo splendore che emana dalla lampada dell'essere di Dio in quanto onnipotente dà all'anima luce e calore d'amor di Dio in quanto onnipotente. Per questo Dio è per l'anima lampada d'onnipotenza che le dona luce e conoscenza secondo questo suo attributo. Lo splendore che le dà l'essere di Dio in quanto sapienza le procura luce e calore d'amor di Dio in quanto sapienza. Conseguentemente, Dio è per l'anima lampada di sapienza. Lo splendore che le dà la lampada di Dio in quanto bontà procura all'anima luce e calore d'amor di Dio in quanto bontà, e conseguentemente Dio è per l'anima lampada di bontà. Altrettanto possiamo dire per la lampada della giustizia, della fortezza, della misericordia e di tutti gli altri attributi che sono presentati all'anima tutti insieme. La luce che l'anima riceve contemporaneamente da questi attributi le comunica il calore dell'amore di Dio, in cui ama Dio perché Egli è tutte queste cose. Così in questa comunicazione e manifestazione di sé all'anima, che secondo me è la più sublime che egli possa concedere in questa vita, Dio è per l'anima come un'infinità di lampade che le danno conoscenza e amore di Dio. 4 della terza strofa. Mosè vide queste lampade sul monte Sinai quando al passaggio di Dio si prostrò per terra e prese a invocare, elencando alcune di esse, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione. L'Esodo 34, 6, 7. Stando a questo brano si deduce che gli attributi e le virtù che Mosè meglio riconobbe in Dio furono l'onnipotenza, la sovranità, la divinità, la misericordia, la giustizia, la verità e la rettitudine. Mosè ricevette in dono una profonda conoscenza e siccome l'amore che gli fu comunicato corrispondeva a questa conoscenza, godette di un diletto d'amore e di una fruizione profondissima. 5. A questo punto è opportuno osservare che la gioia che l'anima prova nel rapimento d'amore procurata dal fuoco della luce di queste lampade è straordinaria e immensa, perché abbondantissima, come se provenisse da molte lampade. Ognuna di queste fa ardere d'amore l'anima, il calore dell'una favorisce il calore dell'altra, la fiamma dell'una la fiamma dell'altra, la luce dell'una rende più luminosa quella dell'altra, perché ciascuno di questi attributi permette di conoscere l'altro. Così tutte queste lampade insieme formano un'unica luce, un unico fuoco, dal momento che ciascuna di esse è una luce e un fuoco. Qui l'anima profondamente assorbita dalle delicate fiamme, ferita d'amore soavemente da ciascuna di esse, ma ancor più ferita da tutte le fiamme insieme, è più viva nell'amore e nella vita di Dio. Comprende molto bene che tutto ciò è un amore di vita eterna, che è l'unione di tutti i beni. Appena se ne rende conto, in qualche modo conosce perfettamente la verità delle parole dello sposo del Cantico dei Cantici. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di principe. Cantico 7. Chi potrà raccontare la magnificenza e la rarità delle tue delizie e della tua maestà nel mirabile splendore e nell'amore delle tue lampade? 81. Quanto alla rara perfezione con cui l'anima fa questo dono, voglio dire brevemente qualcosa. A tale proposito occorre osservare che se l'anima possiede qualche ricordo del godimento causatole dall'unione del suo intelletto e della sua volontà con Dio, ragion per cui si sente colma di delizie e riconoscente per un favore così sublime, essa fa a Dio la donazione di Dio e di se stessa in modo meraviglioso,
Infatti l'amore che essa porta a Dio si manifesta con rara perfezione. Con altrettanta rara perfezione si manifestano il segno di godimento, la lode e il ringraziamento che essa rivolge a Dio. 82. Quanto al primo elemento, cioè al suo amore, si manifesta attraverso tre perfezioni principali. La prima è che l'anima ama Dio non per se stessa, non per sé, ma per lui stesso. Questa è una perfezione meravigliosa perché ama per mezzo dello Spirito Santo, ossia come il Padre e il Figlio si amano e come lo stesso Figlio dichiara per bocca di San Giovanni, l'amore con il quale mi ha amato sia in essi e io in loro. La seconda perfezione consiste nell'amare Dio in Dio, perché in questa unione così forte l'anima si immerge nell'amore di Dio e Dio si dona all'anima con forza sovrana. La terza perfezione dell'amore, quella principale, consiste nell'amare Dio per quello che è. L'ama non solo perché le si mostra generoso, buono, glorioso, ma molto più intensamente perché egli è in sé essenzialmente tutte queste qualità. 83. Anche il riflesso di godimento possiede tre meravigliose perfezioni principali. La prima è che qui l'anima gode di Dio mediante Dio stesso, unendo l'intelletto all'onnipotenza, la sapienza, la bontà, eccetera. Sebbene non chiaramente come accadrà nell'altra vita, l'anima gode gioie ineffabili in tutte queste virtù conosciute distintamente, come dicevo sopra. La seconda perfezione principale di questo godimento consiste nel dilettarsi accuratamente solo in Dio, senza mescolanza alcuna di creature. La terza perfezione consiste nel godere di Dio solo unicamente per quello che è, senza mescolanza di soddisfazioni personali. 84. Quanto alla lode che l'anima rende a Dio nell'unione, anche questa racchiude tre perfezioni. La prima è lodare Dio per dovere, perché l'anima riconosce che Dio l'ha creata per lodarlo, come dice per bocca di Isaia, il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi, Isaia 43, 21. La seconda perfezione della lode consiste per l'anima nel lodare per i beni da lui ricevuti e per la gioia che prova nel lodarlo. La terza consiste nel lodare Dio per quello che Egli è in sé, ragion per cui anche se l'anima non ottenesse alcun diletto, lo loderebbe per ciò che Egli è in sé. 85. Anche il ringraziamento che l'anima rivolge a Dio ha tre perfezioni. La prima consiste nel rendergli grazie per i beni naturali e spirituali da lui ricevuti e per i benefici di cui è stata colmata. La seconda consiste nell'ineffabile gioia che l'anima prova nell'odare Dio, perché si immerge con ardore in questa lode. La terza consiste nel ringraziare il Signore. 76 della terza strofa. Questo senso dell'anima quindi non era prima oscuro perché privo della luce di Dio e cieco a motivo dei suoi appetiti e affetti? Ora non solo è risplendente e luminoso nei suoi abissi più profondi in seguito a questa unione con Dio, ma è trasformato esso stesso in luce risplendente nelle caverne delle sue potenze. Con rara perfezione all'amato or dà luce e calor. 77. Le caverne delle potenze così splendenti e meravigliosamente permeate dai bagliori straordinari di quelle lampade che, ripeto, ardono nell'anima, rinviano a Dio in Dio. Oltre a donare se stessi a Dio, gli rinviano altresì quei medesimi bagliori da lui ricevuti, in una gloria piena d'amore. Tali caverne si portano a Dio in Dio stesso. Divenute anch'esse lampade accese negli splendori delle lampade divine, danno all'amato la stessa luce e lo stesso ardente amore che da lui ricevono. Difatti, nella stessa maniera in cui esse ricevono, a loro volta danno a Dio, che ha loro donato, e presentano il loro dono con la stessa perfezione in cui l'hanno ricevuto da lui. Difatti, nella stessa maniera in cui esse ricevono, a loro volta danno a Dio
che ha loro donato e presento nel loro dono con la stessa perfezione con cui l'hanno ricevuto da lui. Assomigliano al vetro che, investito dal sole, rinvia gli stessi bagliori. Nel nostro caso, però, tutto ciò avviene in modo più sublime rispetto al vetro, perché interviene la volontà con rara perfezione. 78. Cioè straordinaria, perché trascende completamente la maniera comune di pensare ogni sforzo e nulla potrebbe darne un'idea. Difatti, in modo perfetto come l'intelletto riceve la sapienza divina, ed è divenuto ormai una sola cosa con l'intelletto di Dio, così questa stessa sapienza l'anima rende a Dio, perché non la può dare se non nel modo in cui la riceve. In modo perfetto, come la volontà è portata a unirsi alla bontà divina, così questa stessa bontà essa rende a Dio in Dio, perché l'ha ricevuta solo per donarla. Ugualmente, in modo perfetto, come l'anima conosce le grandezze di Dio, essendovi unita, così risplende e espande il calore del suo amore. Lo stesso avviene riguardo agli altri attributi divini, come la forza, la bellezza, la giustizia, eccetera, donati all'anima. In modo perfetto il senso spirituale li gode, li rende al suo amato, con quella stessa luce e con quello stesso colore che da lui riceve. Essendo infatti l'anima divenuta ormai una sola cosa con lui, in certo modo è Dio per partecipazione, non così perfettamente come nell'altra vita, ma, l'ho già spiegato, come ombra di Dio. Così dunque, essendo l'anima divenuta in seguito a questa trasformazione sostanziale, ombra di Dio, essa fa in Dio, mediante Dio, ciò che egli fa in lei da se stesso. L'anima, insomma, agisce allo stesso modo di Dio, perché unica è la volontà dei due come anche il loro agire. Poiché Dio si dona all'anima con una libertà e generosità totale, anch'essa, tanto più libera e generosa quanto più unita in Dio, dona a Dio, Dio stesso in Dio. Si tratta in realtà di un vero e totale dono dell'anima a Dio. In questa condizione l'anima constata che Dio è veramente suo, che essa lo possiede come bene ereditario, che ha il diritto di possederlo in questa figlia adottiva di Dio a motivo della grazia che Dio le ha concesso, donandosi interamente a lei. E ora, per il fatto stesso che Dio è divenuto sua proprietà, l'anima lo può donare e comunicare a chi vuole. E così l'anima lo dona al suo amato, cioè allo stesso suo Dio, che si è donato a lei. In questo modo paga a Dio tutto ciò che gli deve, poiché gli restituisce quanto ha ricevuto da lui. 79. Con questo dono che l'anima offre volontariamente a Dio, gli dà come suo bene lo Spirito Santo affinché si ami in lui come merita. Questo gesto procura all'anima delizie e godimenti inestimabili, perché sa di donare a Dio un bene suo che soddisfa l'essere infinito di Dio. Anche se è vero che l'anima non può dare di nuovo a Dio, a lui medesimo, poiché in sé egli è sempre lo stesso, essa lo fa da se stessa in modo perfetto e reale, quando dona tutto ciò che egli le aveva dato per avere il suo amore. In breve, essa dona quanto egli le ha donato. Dio si ritiene appagato da questo dono dell'anima. Più di quanto non si accontenterebbe di qualsiasi altro, accetta il dono con piacere, come se fosse una cosa propria dell'anima, e in questo stesso dono egli ama di nuovo l'anima, e in questo ridonarsi di Dio all'anima, questa nutre nuovo amore per lui. Così tra Dio e l'anima si è formato davvero un amore reciproco, conformemente alla loro unione o donazione sponsale. Ivi beni d'entrambi, cioè l'essenza divina, sono posseduti liberamente da ciascuno, in forza della donazione libera che si sono scambiati reciprocamente, e da tutti e due congiuntamente,
poiché si sono detti ciò che il Figlio di Dio ha detto al Padre suo, come afferma San Giovanni: Omnia mea tua sunt, et tua mea sunt, et glorificato sum in eis, cioè tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono stato glorificato in loro. Giovanni 17,10. Nell'altra, il possesso di tali beni si gode ininterrottamente, nella fruizione perfetta. Nel presente stato d'unione, invece, avviene quando Dio produce nell'anima l'atto della trasformazione, sebbene non con la perfezione che si raggiunge nell'altra vita. Che l'anima possa fare un simile dono, che supera il valore, in valore la sua capacità e il suo essere, è chiaro. È chiaro altresì che chi possiede nazioni e regni, il cui valore supera di molto ciò che egli stesso è, li può donare a chi vuole. 80. Questa è grande soddisfazione e contentezza dell'anima, vedere che dona a Dio più di quanto è e vale in se stessa, con la stessa luce e lo stesso amore divino che ha ricevuti da Lui. Tutto questo nell'altra vita avviene per mezzo del lume di gloria, in questa per mezzo della fede inondata di luce. In questo modo gli abissi più profondi del mio senso, con rara perfezione all'amato, dà luce e calore. Luce e calore insieme, perché congiuntamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 71 della terza strofa. Parlando spiritualmente, una cosa è essere al buio e altra cosa è essere nelle tenebre. Essere nelle tenebre, infatti, significa essere cieco, cioè essere in peccato, mentre si può essere al buio senza essere in peccato. Ciò può accadere in due modi: dal punto di vista naturale, non avendo la luce necessaria per conoscere le verità naturali, e dal punto di vista soprannaturale, non avendo la conoscenza di certe verità soprannaturali. È a riguardo di questi due punti di vista che l'anima qui dice che il suo senso era all'oscuro prima di ricevere la preziosa unzione. Fino a quando Dio disse: Fiat lux, sia la luce, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, della caverna del senso dell'anima. Più questo abisso è immenso e profonde le sue caverne, più sono profonde le sue tenebre, relativamente al soprannaturale, allorché Dio, che è la luce di questo senso dell'anima, non la illumina. Le è quindi impossibile alzare gli occhi alla luce divina e pensare ad essa, perché, non avendola mai vista, non sa com'è. Non può nemmeno desiderarla, anzi cercherà le tenebre perché le conosce, e così passerà da una tenebra all'altra, guidata dalla tenebra se stessa, dalla tenebra stessa, perché una tenebra attira un'altra tenebra. Dice infatti Davide: il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte ne trasmette notizia. Salmo 18. Un abisso chiama l'abisso. Salmo 41. Cioè un abisso di luce chiama un altro abisso di luce e un abisso di tenebra un altro abisso di tenebra, perché ogni simile chiama e si comunica al suo simile. Così è della luce della grazia che Dio aveva in precedenza dato a quest'anima, illuminando il suo sguardo sull'abisso del suo spirito. Egli l'aveva aperto alla sua luce divina per renderselo gradito, e questo abisso di grazia ha chiamato un altro abisso di grazia, cioè la trasformazione mirabile dell'anima in Dio. In seguito a ciò, l'occhio del senso rimane talmente illuminato e gradito al Signore da poter dire che la luce di Dio e quella dell'anima formano un tutt'uno. La luce naturale dell'anima è unita a quella soprannaturale di Dio, ma risplende solo la luce soprannaturale. Similmente, la luce creata da Dio si è unita a quella del sole, e da allora brilla soltanto quella del sole, senza però che l'altra sia venuta a mancare.
72. Ma l'anima era ancora cieca quando la tendenza, che come una cataratta o nube viene a interporsi e a velare l'occhio della ragione, impedendogli di vedere gli oggetti che ha davanti. Così, quando l'appetito si propone di trovare soddisfazione nelle cose sensibili, si trova a essere cieco dinanzi alle grandezze, alle ricchezze e alle bellezze di Dio velate da quella cateratta. Se si mette nell'occhio un bruscolo, per quanto piccolo, questo gli impedisce di vedere gli oggetti che ha davanti, anche se grandi. Allo stesso modo, un sottile attaccamento o un atto inutile possono impedire all'anima il possesso delle grandezze divine che si trovano al di là dei gusti e degli appetiti che l'anima cerca. 73. Chi potrà mai dire all'anima dominata dagli appetiti quanto le è impossibile giudicare circa le cose di Dio? Per giudicare correttamente le cose di Dio, infatti, occorre che essa abbia eliminato completamente i suoi appetiti e i suoi gusti. Se è influenzata da questi, non deve mettere giudizi, perché altrimenti per forza stimerà come non divine le cose provenienti da Dio e come divine quelle che vengono da Lui. Poiché sull'occhio del giudizio c'è la cataratta o nube dell'appetito, vede solo quella, nei suoi diversi colori, a seconda delle circostanze. Pensa che la cateratta sia Dio, perché, ripeto, vede solo la cateratta che è sopra il suo senso, mentre Dio non cade sotto i sensi. In questo modo l'appetito e i gusti sensitivi impediscono la conoscenza delle verità sublimi. Ciò è quanto il saggio fa capire quando afferma: il fascino del vizio deturpa anche il bene, e il turbine della passione travolge una mente semplice. Sapienza 4:12, cioè il retto giudizio. Settantaquattro. Perciò coloro che non sono ancora abbastanza spirituali, perché non ancora abbastanza purificati dagli appetiti e dai gusti, e perciò vi è ancora in essi qualcosa dell'uomo animale, credono che le cose più vili e più basse per lo spirito, ossia quelle che si avvicinano di più ai sensi secondo i quali essi vivono ancora, siano molto importanti. Al contrario, stimano poco e non prendono in considerazione, anzi talvolta le ritengono addirittura follie, quelle che sono più preziose e più elevate per lo spirito e che sono le più estranee ai sensi. A riguardo San Paolo dice giustamente: l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio, esse sono follia per lui e non è capace di intenderle. 1 Corinzi 2:14. Per l'uomo naturale qui si intende colui che vive ancora legato ai suoi appetiti e gusti naturali. Infatti, anche se alcuni gusti nei sensi nascessero dallo Spirito, qualora l'uomo vi si attaccasse con il suo appetito naturale, diventerebbero anch'essi naturali. Poco importa che l'oggetto o il motivo sia soprannaturale, se l'appetito viene dal piano naturale e la sua radice e la sua forza sono nella sfera naturale, non cessa di essere naturale e ha la stessa sostanza e natura come se fosse un motivo o un oggetto naturale. 75 della terza strofa. Mi dirai forse, quando l'anima desidera Dio, se non lo desidera soprannaturalmente, il suo desiderio è lodevole agli occhi di Dio? Rispondo che in realtà non sempre questo desiderio di Dio è soprannaturale, ma solo quando lo infonde Dio stesso, comunicandone tutta la forza. In questo caso, tale desiderio è molto diverso da quello naturale. Ma affinché non è Dio a infonderlo, il merito di tale desiderio naturale è poco o nullo. Così dunque, quando tale desiderio viene da te, è solo appetito naturale e nient'altro, fin quando Dio non lo renderà soprannaturale. Quando tu, di tua iniziativa, desideri le cose spirituali e ti attacchi al loro sapore,
Il tuo è semplicemente un atto di desiderio naturale. Metti un velo davanti ai tuoi occhi e continua ad agire da uomo animale. In questo modo non sarai in grado di comprendere e giudicare ciò che è spirituale, che trascende tutti i sensi e i desideri naturali. Se hai ancora qualche dubbio, non so che dirti. Posso solo invitarti a rileggere queste pagine e forse allora mi comprenderai. In sostanza, io ti ho detto la verità. 66 della terza strofa. Il terzo cieco è l'anima stessa. Non comprendendo se stessa, come dicevo, si turba e si danneggia. Siccome sa agire solo con l'aiuto dei sensi e ragionamento, quando Dio la vuole porre nel distacco e nella solitudine, ove non può servirsi delle sue potenze né compiere alcun atto, constata che non fa nulla e cerca di agire. Subito allora è invasa da distrazioni, aridità e disgusto, mentre prima assaporava l'inattività della pace e il silenzio spirituale in cui Dio le permetteva di gustare le sue gioie segrete. Può accadere che Dio insista per conservarla nella quiete silenziosa, mentre l'anima da parte sua si ostina a mettere in attività l'immaginazione e l'intelletto e ad agire di propria iniziativa. Assomiglia a un bambino che quando la madre vuol prenderlo in braccio strilla e si dimena perché vuole camminare a piedi, e così non cammina lui né fa andare avanti la madre. Assomiglia altresì alla tela sulla quale un pittore vuole dipingere un'immagine, mentre qualcuno gliela muove. Non combinerà nulla e la pittura sarà un pasticcio. 67. L'anima deve dunque ben considerare che in questa solitudine, sebbene non le sembri di avanzare e di agire, tuttavia progredisce molto più che se agisse di sua iniziativa, perché è Dio che la porta in braccio. Così, pur camminando al passo di Dio, non se ne accorge e sebbene non agisca con le sue potenze, il lavoro che si compie nel suo intimo è molto importante perché è Dio che agisce in lei. Non deve sorprendere se l'anima non percepisce tale lavoro, perché Dio opera in lei senza la meditazione dei sensi, che del resto tacciono, come dice il saggio, perché le parole della sapienza si ascoltano nel silenzio. L'anima si affidi alle mani di Dio e non si metta nelle proprie o in quella dei ciechi. Se farà così, non permetterà alle sue potenze di agire e procederà sicura. 68. Ma torniamo ora al nostro argomento. Stavo parlando dei profondi abissi o caverne delle potenze dell'anima. A tale proposito, dicevo che la sofferenza dell'anima può essere molto dura quando Dio comincia a ungerla a disporla all'unione con sé mediante le sublimi unzioni dello Spirito Santo. Queste sono ormai così sottili e delicate da penetrare nel più intimo della sostanza dell'anima. La dispongono all'unione e le procurano una tale gioia che la sofferenza e il deliquio causati dal desiderio, aggiunto all'immenso vuoto di queste caverne, sono qualcosa di incommensurabile. Si deve notare a questo punto che se le unzioni che disponevano queste caverne dell'anima all'unione del matrimonio spirituale con Dio erano molto elevate, come ho detto, quanto sublime sarà il possesso stesso di intelligenza, amore e gloria, di cui godono già nell'unione divina l'intelletto, la volontà e la memoria. Senza dubbio la soddisfazione, la pienezza e il godimento di queste caverne sono proporzionate alla sete e alla fame che hanno sopportato. Senza dubbio la soddisfazione, la pienezza e il godimento di queste caverne sono proporzionate alla sete e alla fame che hanno sopportato. Vi è perfetta corrispondenza tra la delicatezza delle disposizioni dell'anima
nella perfezione con la quale essa possiede questi favori celesti. 69. Per senso dell'anima qui si intende la virtù o forza che la sua sostanza possiede per sentire e godere gli oggetti delle sue potenze spirituali, attraverso cui gusta la sapienza, l'amore e le conoscenze divine. Per questo l'anima nel presente verso chiama le tre potenze memoria, intelletto e volontà, gli abissi più profondi del mio senso, perché per mezzo di esse e in esse gusta e sente profondamente le grandezze e la sublimità della sapienza di Dio. Molto giustamente, quindi, l'anima le chiama abissi profondi e caverne, perché mentre sente che esse possono contenere le conoscenze profonde e gli splendori delle lampade di fuoco, riconosce che le caverne hanno tanta capacità e profondità quanto è necessaria per ricevere tutte le conoscenze, le dolcezze, i gusti, le delizie di Dio. Tutti questi favori vengono ricevuti e si installano nel senso dell'anima, che, ripeto, è la virtù o capacità che ha l'anima di sentire, possedere e gustare tutto ciò che le caverne delle sue potenze le procurano. Come i sensi corporali conservano nel senso della fantasia tutte le forme dei loro oggetti, come se fosse un recettacolo o un archivio, così il senso comune dell'anima diviene sede e archivio delle grandezze di Dio. È talmente illuminato e ricco quanto più ricco e splendido è ciò che possiede, prima oscuro e cieco. 70. Tale era il senso dell'anima prima che Dio lo illuminasse e purificasse, come ho detto. Per ben comprendere questo concetto, si ricordi che il senso della vista cessa di funzionare per due motivi: o perché si è al buio o perché si è ciechi. Ora Dio è luce dell'anima, il fine cui essa tende. Per questa luce non la illumina. Se questa luce non la illumina, essa è al buio, anche se la sua vista è molto buona. Quando è in stato di peccato, si occupa di cose al di fuori di Dio, allora è cieca. Anche se la investe la luce di Dio, non la vede perché è cieca. L'oscurità dell'anima e la sua ignoranza, perché prima che Dio la illuminasse per mezzo della trasformazione di cui sopra, era nelle tenebre e ignorava i beni preziosi del Signore. Tale è lo stato in cui si trova il saggio prima che la sapienza lo illuminasse. 61 della terza strofa. I direttori spirituali devono dunque rispettare la libertà delle anime e sono obbligati a far buon viso quando esse vorranno cercare una guida migliore. Difatti, essi non sanno per quali vie vorrà Dio far progredire un'anima, soprattutto quando questa non è più soddisfatta della loro dottrina. Questo è un segno che indica che Dio sta conducendo l'anima più in alto, o per una via diversa da quella del direttore spirituale, oppure che questi ha cambiato metodo. In questo caso deve essere lo stesso padre spirituale a consigliare all'anima di cercare un'altra guida. Agire diversamente sarebbe solo orgoglio o presunzione, oppure nasconderebbe qualche recondita pretesa. 62. Ma lasciamo da parte questo modo di fare per parlare di un altro metodo ancora più deleterio, adoperato da detti padri spirituali o da altri più imprudenti di loro. Può accadere infatti che Dio, con la sua dolcezza, ispiri ad alcune anime il santo desiderio di lasciare il mondo, di cambiare vita o usanze, di consacrarsi al suo servizio, di disprezzare le vanità di questa vita. Dio si compiace molto di essere riuscito a portare dette anime fino a questo punto, perché le realtà del mondo sono molto diverse dalla volontà di Dio. Questo spiega perché tali direttori spirituali, con ragionamenti umani e con motivi contrari alla dottrina di Cristo, alla sua umiltà e al disprezzo di tutte le cose,
basandosi sui propri interessi o gusti personali, temono laddove non c'è da temere, creano difficoltà, oppongono dei ritardi o, peggio ancora, si adoperano per strappare dal cuore di queste anime i loro santi desideri. Spiriti poco devoti come sono, imbevuti della mentalità di questo mondo, non conoscono la dolcezza del Cristo. Non entrano per la porta stretta della vita e non vi lasciano entrare gli altri. È contro costoro che il Salvatore lancia delle minacce per bocca di San Luca. Guai a voi che avete preso la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Luca 11,52. In realtà questi direttori spirituali si pongono come spranghe od ostacoli alla porta del cielo per impedire che vi entrino coloro che chiedono consiglio, pur sapendo che Dio ha ordinato non solo di lasciare, ma di aiutare a entrare, anzi addirittura di spingere, come riferisce San Luca, spingere a entrare perché la mia casa si riempia di invitati. Luca 14, 23. Essi invece li costringono a non entrare. Così facendo si mostrano ciechi che possono ostacolare la via di un'anima ispirata dallo Spirito Santo. Ciò accade ai maestri spirituali in molti modi, come si è detto. Alcuni agiscono con cognizione di causa, altri per ignoranza, ma sia gli uni che gli altri non scamperanno alla punizione, perché per il loro ministero dovevano farsi una cultura in merito e agire con prudenza. 63. Il secondo cieco che, come ho detto, può ostacolare l'anima in questo genere di raccoglimento è il demonio, il quale, essendo appunto cieco, vuole che lo sia anche l'anima. Nelle sublimi solitudini in cui vengono infuse le delicate unzioni dello Spirito Santo, e di ciò il demonio prova grande dispiacere e invidia, perché vede che l'anima non solo si arricchisce, ma progredendo gli sfugge ed egli non ha più presa su di lui, l'anima è completamente libera e distaccata da tutte le cose create, compresa ogni loro ombra. Per questo il demonio cerca di turbare l'anima con molte distrazioni e annebbiamenti di gusti sensibili, a volte buoni in se stessi, per pascerla maggiormente e farla tornare alle conoscenze distinte, ad agire secondo i sensi, a fare riferimento alle gioie e alle nozioni buone che le presenta, come anche a servirsene quale mezzo per andare a Dio. Con tutto questo riesce a distrarla molto facilmente e a sottrarla alla solitudine e al raccoglimento dove, come dicevo, lo Spirito Santo sta realizzando in segreto grandi meraviglie. Siccome l'anima di per sé è portata a sentire e a gustare, specialmente quando cresce il desiderio e non conosce la via che sta seguendo, molto facilmente si attacca alle conoscenze e ai piaceri che le presenta il demonio e abbandona la solitudine nella quale Dio la teneva. Poiché nella solitudine, la quiete delle sue potenze non fa nulla, le sembra che quest'altro sia meglio perché qui fa qualcosa. E in ciò consiste il grave inganno, perché l'anima inesperta, per saziarsi di un boccone di conoscenze particolari o di piaceri sensibili, impedisce a Dio di assorbirla completamente. È questo, infatti, ciò che Dio fa nella solitudine in cui la pone, cioè l'assorbe in sé per mezzo di quelle unzioni spirituali solitarie. 64. In tal modo il demonio con un'inezia arriva a causare all'anima danni gravissimi, le fa perdere infinite ricchezze, attirandola con una piccola esca, la tira su come un pesce dall'oceano d'acque limpide dello spirito, dove era immersa e perduta in Dio, senza appoggio alcuno. Egli la porta sulla riva, offrendole appoggio e sostegno, e la fa camminare sulla terraferma con fatica,
cosicché l'anima non nuota più nelle acque di Siloe che scorrono nel silenzio, immersa nelle unzioni di Dio. Sorprende quanto il demonio ci tenga a questo risultato. Occorre notare che il più piccolo danno causato qui all'anima è molto più grande di tanti danni arrecati ad altre anime comuni, come ho già detto. Appena il maligno trova un'anima che percorre questa via, cerca di arrecarle gravi danni e di procurarle grandi perdite. Il maligno in realtà si pone in agguato con tutta la sua perfidia sul passaggio dei sensi allo spirito, ingannando e pascendo l'anima con gli stessi sensi, mettendole davanti cose sensibili. L'anima non immagina che potrà perdersi in esse, ragion per cui non penetra nell'intimità dello sposo. Resta sulla porta a vedere cosa accade fuori nella parte sensitiva. Il demonio, dice Giobbe, vede tutto ciò che è sublime, cioè l'elevatezza spirituale delle anime per combatterla. Così, se per caso un'anima entra in un raccoglimento talmente profondo che, come ho detto, non può dissarla, allora con terrori, paure, sofferenze corporali o con sensazioni o rumori esterni, lavora per indurla a fissarsi sui sensi e per distrarla dal raccoglimento interiore, finché, non potendo fare di più, l'abbandona. Così, con la più grande facilità, il demonio dissipa le grandi ricchezze di queste anime care a Dio. Egli ritiene questo lavoro molto più importante che quello di rovinarne molte altre, e tuttavia non lo stima granché per la facilità con cui lo compie e il poco che gli costa. A riguardo possiamo riflettere su ciò che Dio dice a Giobbe circa il demonio. Assorbirà un fiume senza meravigliarsi e confida che il Giordano, che rappresenta il culmine della perfezione, cadrà nella sua bocca. Coi suoi stessi occhi, quasi come un laccio, lo legherà e gli perforerà le narici con la lesina. Ciò significa che egli distrarrà lo spirito dell'anima con la punta delle conoscenze con cui la ferisce, perché l'aria che esce dalle narici è compressa, ma se esse sono perforate si disperde in ogni direzione. Più avanti aggiunge: sotto di lui staranno i raggi del sole e spargeranno l'oro come se fosse melma. Infatti il demonio fa perdere alle anime mirabili raggi di conoscenze divine, le priva dell'oro prezioso, di smalti divini e strappa loro le ricchezze. 65 della terza strofa. O anime, quando Dio vi concede grazie così sublimi come quella di elevarvi allo stato di solitudine e di raccoglimento, esentandovi dalla faticosa meditazione dei sensi, non vi ritornate più. Abbandonate il vostro modo di agire personale, se prima, quando eravate agli inizi della vita spirituale, vi aiutava a rinunciare al mondo e a voi stesse, ora che Dio vi accorda la grazia di essere Lui l'artefice della vostra perfezione, tale modo di agire vi è di grave ostacolo. Fate attenzione che le vostre potenze non si attacchino a cosa alcuna, distaccatele da tutto e non le ingombrate, solo questo dovete fare nel presente stato. Oltre a ciò abbiate un'attenzione semplice e piena d'amore di cui ho parlato, esercitatela nel modo che vi ho indicato, cioè quando non provate ripugnanza. Dovete infatti evitare qualsiasi violenza interiore, se non per distaccarvi da tutto e acquistare la libertà, per non turbare né alterare la vostra pace e la serenità. 56 della terza strofa della fiamma d'amor viva di San Giovanni della Croce.
Essi però forse sbagliano con retta intenzione, perché il loro sapere non arriva a tanto, ma non per questo sono scusati per i consigli che danno temerariamente, senza prima conoscere la via che percorre l'anima nello spirito che la guida. Dal momento che non comprendono quest'anima, intromettono la loro rozza mano in cose che non conoscono e non lasciano fare a chi le capisce. Non è cosa di poco conto, né una colpa lieve, far perdere un'anima ben inestimabile o a volte ridurla a mal partito con un consiglio temerario. Perciò chi sbaglia per temerarietà mentre dovrebbe dare un giudizio giusto, come sono obbligati a darlo tutti coloro che esercitano un ministero, non eviterà il castigo commisurato al danno causato. Occorre occuparsi delle cose di Dio con molta circospezione e attenzione, soprattutto in casi tanto importanti e in faccende così sublimi come quelle delle anime, dove sono in gioco i beni e mali quasi infiniti a seconda che la direzione spirituale sia giusta o sbagliata. 57. Se a questo punto vuoi obiettare che hai qualche attenuante, sebbene io non lo veda, non puoi però scusare un direttore spirituale che non permetta a un'anima di sottrarsi alla sua autorità per motivi umani o intenzioni che lui solo conosce, ma che non resteranno impuniti. È certo che l'anima avanzata nel cammino spirituale, dove con l'aiuto costante di Dio fa ulteriori progressi, deve cambiare il suo metodo e modo di pregare. Ormai ha bisogno di una dottrina più elevata che quella del suo direttore o di un altro spirito. Non tutti i direttori spirituali, infatti, hanno la scienza adatta per risolvere tutti i casi della via spirituale, né hanno l'esperienza sufficiente per discernere come l'anima debba essere guidata e retta nei diversi stati della vita spirituale. O almeno non devono pensare di possedere tutti i requisiti necessari e che Dio non vuole elevare l'anima più in alto. Non tutti quelli che sanno sgrossare il tronco sanno anche scolpire una statua, né tutti quelli che sanno scolpirla sanno poi ritoccarla e rifinirla, e non tutti quelli che sanno rifinirla sanno pitturarla, né tutti quelli che sanno pitturarla sapranno dare gli ultimi ritocchi per renderla perfetta. Ognuno può fare alla statua solo ciò che sa fare e se volesse fare di più rischierebbe di rovinarla. 58. Posto ciò, mi rivolgo a te, Padre spirituale, che sai solo sbozzare, cioè inculcare a un'anima il disprezzo del mondo e la mortificazione dei suoi appetiti. Se al massimo sai scolpire, cioè insegnare a un'anima a fare delle sante meditazioni, e non sai fare altro, come potrai condurre quest'anima all'ultima perfezione della più fine pittura? In questo caso non si tratta più di abbozzare, scolpire o rifinire, ma dell'opera che Dio solo può compiere nell'anima. Ora è certo che se obblighi l'anima a seguire i tuoi soliti insegnamenti, o tornerà indietro, o perlomeno non andrà avanti. Dimmi, ti prego, che sarà di una statua se non farei altro che darle martellate e sgrossarla? Voglio dire, che sarà dell'anima se continui a farle esercitare le sue potenze? Quando verrà ultimata questa immagine? Quando e come permetterai a Dio di dipingerla? È possibile che tu possa compiere nei confronti dell'anima tutte queste funzioni e ti ritenga tanto sperimentato nella perfezione al punto che l'anima non possa ricorrere a un altro direttore spirituale? 59. Ammesso che tu abbia tutte le qualità richieste per guidare un'anima, in particolare dal momento che essa non è in grado di andare avanti, è impossibile che tu abbia quanto occorre per dirigere tutte quelle che non lasci sottrarsi alla tua guida. Dio infatti conduce ogni anima per vie diverse, per cui difficilmente se ne può trovare una sola che per metà assomigli a un'altra. Chi mai potrà dire
come San Paolo, di farsi tutto a tutti per conquistare tutti? Perché allora tiranneggi così le anime? Perché togli loro la libertà? Perché ti riservi il diritto di annunciare loro il messaggio, il Vangelo? Non solo fai in modo che queste anime non ti lascino, ma cosa peggiore se per caso vieni a sapere che qualcuna di esse si è rivolta a un altro direttore per un consiglio, che forse era conveniente che non trattasse con te, o forse Dio stesso l'aveva indotta a farlo perché le venisse insegnato qualcosa che tu non le insegni, la rimproveri, cosa che non dico senza vergogna, con dimostrazioni di gelosia tipiche degli sposati. Non è questo uno zelo dettato dall'onore di Dio e dal bene di quell'anima? Non è il caso infatti che tu pensi che lasciando te abbia lasciato Dio, ma si tratta di una gelosia piena del tuo orgoglio, della tua presunzione o di qualche altra tua imperfezione. 60 della terza strofa. Dio si indigna profondamente con tali direttori e minaccia loro il castigo per bocca di Ezechiele. Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ma non pascolate il gregge. Chiederò loro conto del mio. 51 della terza strofa della fiamma d'amor viva di San Giovanni della Croce. Dio infonde tale amore nell'anima quando essa è completamente distaccata da tutti i gusti e affetti particolari, sia celesti che terreni. Occorre dunque fare attenzione che la volontà sia vuota e libera da tutti i suoi affetti. Se essa non torna indietro in cerca di qualche gusto o piacere, anche se non ne senta qualcuno in modo particolare in Dio, certamente va avanti, si eleva al di sopra di ogni cosa per andare a Dio, perché non prova piacere in nessuna cosa creata. Anche se non gusta Dio in modo particolare e distinto e non lo ama con atto distinto, tuttavia lo gusta in modo generale, oscuro e segreto, in questa grazia infusa, più di quanto possa gustare tutte le conoscenze distinte. Essa infatti vede chiaramente che nessuna di queste conoscenze le procura tanto piacere quanto la quiete solitaria. In breve, l'anima ama Dio più di tutte le cose amabili, perché ha rinunciato a tutti gli altri piaceri e alle gioie di questo mondo, anzi ne prova disgusto. Non dobbiamo quindi preoccuparci quando la volontà non può fissarsi sui gusti e piaceri di atti particolari, perché certamente va avanti. Se non torna indietro per attaccarsi a qualcosa di sensibile, certamente prosegue il suo cammino verso l'inaccessibile che è Dio. Non ci si deve quindi stupire se non lo sente. Pertanto, se la volontà vuole andare a Dio, non devi attaccarsi a niente di ciò che le procura piacere e soddisfazione, ma devi distaccarsene completamente. Così compie il precetto dell'amore che ci comanda di amare Dio sopra tutte le cose. Ma potrà riuscire in questa impresa solo se praticherà il distacco e il rinnegamento di tutte le cose. 52. Non viene pure da temere se la memoria resta senza le sue forme e figure. Siccome Dio non ha forma né figura, l'anima priva di queste va più sicura e si avvicina sempre più a Dio. Quanto più si appoggia all'immaginazione, tanto più si allontana da Dio e correrà pericoli, perché Dio, essendo incomprensibile, non può essere compreso dall'immaginazione. 53. I suddetti maestri spirituali, dunque, non comprendono le anime che praticano già la contemplazione pacifica e solitaria. Essi non l'hanno raggiunta e ignorano come superare l'orazione discorsiva o meditazione.
pensano che queste anime siano nell'ozio, ragion per cui le disturbano e impediscono loro di godere della pace, di tale contemplazione tranquilla e quieta che Dio accorda loro. Obbligano le anime a riprendere il cammino della meditazione, del discorso immaginario e a moltiplicare gli atti interiori. Tale metodo provoca in esse grande ripugnanza, aridità e distrazione, perché vorrebbero rimanere nel loro santo ozio e nel loro quieto e sereno raccoglimento. Ora in questo stato, poiché i loro sensi non trovano alcun appoggio né gusto né cosa fare, detti maestri le convincono a cercare dolcezze e consolazioni, mentre dovrebbero consigliare loro il contrario. Ma le anime, non potendo più ubbidire e comportarsi come in passato, perché quel tempo se n'è andato e non è più questa la loro via, si turbano molto pensando di essersi smarrite. E i loro maestri le confermano in questa convinzione, gettandole nell'aridità e sottraendo loro quelle unzioni preziose che Dio offriva nella solitudine e nella pace. In questo modo, ripeto, recano loro un grave danno e le gettono in una grande desolazione, perché da una parte regrediscono e dall'altra soffrono senza alcun profitto. 54. Simili direttori ignorano che cosa sia la vita spirituale. Offendono profondamente Dio e gli mancano di rispetto mettendo la loro rozza mano nella sua opera. Siccome è costato molto a Dio condurre queste anime fino al punto in cui sono, egli considera molto importante averle condotte a questa solitudine ove mette a tacere le loro potenze e operazioni per poter parlare al loro cuore, cosa da lui sempre desiderata. Ora è lui a guidare le anime, essendo l'unico a regnare in esse con grande pace e serenità. L'attività naturale delle loro potenze che le induceva a lavorare tutta la notte senza ottenere nessun risultato. Le nutre senza passare attraverso i sensi o la loro collaborazione, perché né i sensi né la loro cooperazione possono raggiungere la sfera dello spirito. 55 della terza strofa. Quanto il Signore stimi questa tranquillità, questo sonno o annientamento dei sensi, si può dedurre chiaramente dalla supplica straordinaria ed efficace che lo sposo rivolge nel Cantico dei Cantici in questi termini. Io vi scongiuro, figlia di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi. Non destate, non scuotete dal sonno l'amata finché essa non lo voglia. Con queste parole il Signore ci fa comprendere quanto apprezzi questo sonno e oblio solitario, citando questi animali così appartati e schivi. Al contrario, coi maestri spirituali non vogliono lasciare l'anima nel riposo e nella quiete, la obbligano a lavorare senza sosta e ad agire in modo da non lasciare spazio all'azione di Dio, persino a distruggerla o a farla sparire con l'attività dell'anima. Sono divenuti come le volpi piccoline che guastano la vigna fiorita dell'anima. Catico 2,15. Di essi si lamenta il Signore per bocca di Isaia. 46 della terza strofa. I direttori spirituali devono sapere e convincersi che l'agente principale, la guida e il movente delle anime in questa faccenda non sono essi, ma lo Spirito Santo che non cessa mai di averne cura. Essi sono soltanto strumenti per indirizzarle alla perfezione attraverso la fede e la legge di Dio. Secondo i doni che il Signore accorda a ciascun'anima, tutta la loro preoccupazione sia non di conformare le anime al loro metodo e punto di vista, ma di giungere a sapere dove Dio le voglia condurre, e se non lo sanno, le lascino stare e non le turbino.
secondo il cammino e lo spirito attraverso cui Dio vorrà condurle, cerchino di indirizzare le anime sempre verso una maggior solitudine, tranquillità e libertà di spirito. Facciano in modo che esse non attacchino i sensi corporali o spirituali a nessuna cosa particolare, interiore o esteriore, quando Dio le guida attraverso il cammino della solitudine. Non si preoccupino pensando che l'anima non faccia nulla, perché anche se essa non agisce, è Dio che agisce in lei. Cerchino di guidare l'anima al distacco, alla solitudine e all'inattività, di modo che non si attacchi ad alcuna conoscenza particolare, celeste o terrena, o di qualsiasi altra percezione. Occorre, insomma, che l'anima sia completamente distaccata da tutte le creature e pratichi con impegno la povertà spirituale. Ciò è quanto deve fare l'anima da parte sua, come consiglia il Figlio di Dio in questi termini: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Questa volontà non si riferisce solo alla rinuncia della volontà a tutte le cose temporali, ma anche a quelle spirituali, in cui consiste la povertà spirituale che il Figlio di Dio eleva a beatitudine. Quando l'anima è così distaccata da ogni cosa, ha raggiunto uno spogliamento totale e, ripeto, ha compiuto tutto ciò che poteva compiere da parte sua. È impossibile che Dio a sua volta non faccia ciò che è in suo potere per comunicarsi ad essa, almeno in segreto. Come del resto è impossibile che il raggio del sole non illumini uno spazio sereno e sgombro. Come il sole che sorge e illumina la tua casa può entrare se gli apri la finestra, così Dio, che non dorme per guardare Israele, entrerà nell'anima vuota e la colmerà di beni divini. 47. Dio è pronto a penetrare nelle anime per comunicarsi loro come il sole in una casa. I direttori spirituali perciò devono contentarsi di predisporre le anime a ricevere l'intervento divino secondo i principi della perfezione evangelica, cioè abnegazione e spogliamento dei sensi e dello spirito. Si guarderanno bene dal costruire l'edificio, perché questo compito spetta solo al Padre della Luce, dal quale discende ogni buon regalo e ogni dono perfetto. Davide aggiunge: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Ora, siccome Dio è l'artefice soprannaturale, edificherà soprannaturalmente in ogni anima l'edificio che vorrà. Quanto a te, Padre spirituale, il tuo compito consiste nel preparare l'anima, guidandola alla rinuncia relativamente alle sue operazioni e ai suoi affetti naturali, che del resto non hanno la capacità né la forza per costruire questo edificio soprannaturale. Se agisci diversamente, le procuri solo agitazione anziché esserle d'aiuto. Questa preparazione dell'anima dipende da te, mentre, come dice il saggio, spetta al Signore dirigere i suoi passi verso i beni soprannaturali, in modi e forme che nell'anima né tu potete comprendere. Non dire dunque: l'anima non progredisce perché non fa nulla. Se è vero infatti che non fa nulla, proprio perché non agisce, posso provarti che sta facendo molto. In realtà, se l'intelletto è distaccato da tutte le sue conoscenze particolari, sia naturali che spirituali, va avanti. E quanto più si asterrà dall'occuparsi di conoscenze particolari o dal cercare di comprendere, tanto più l'intelletto andrà avanti verso il supremo bene soprannaturale. 48. E non dire nemmeno: l'anima non ha nessuna conoscenza distinta e perciò non può fare progressi. Rispondo: se l'anima ne avesse, non progredirebbe di certo. Questo perché Dio, verso cui si dirige l'intelletto, lo trascende, è quindi incomprensibile e inaccessibile all'intelletto. Di conseguenza, quando l'intelletto agisce, non si avvicina a Dio, ma piuttosto se ne allontana.
deve interrompere la sua attività per avvicinarsi a Dio, camminare nella fede e credere senza comprendere. In questo modo l'intelletto arriva alla perfezione perché si unisce a Dio per fede e non con altro mezzo. L'anima si avvicina di più a Lui non comprendendo che comprendendo. Pertanto non preoccuparti di questo punto, perché se l'intelletto non torna indietro, il che accadrebbe se volesse occuparsi di conoscenze distinte, ragionamenti o altri atti intellettuali, anziché restare inattivo, va avanti, poiché si va purificando da tutto ciò che aveva in se stesso. Nulla di tutte queste cose è Dio, come si è detto. Dio non può occupare un cuore che non è distaccato da tutte le cose create. In materia di perfezione, il non tornare indietro e andare avanti, e il progredire dell'intelletto e addentrarsi sempre più nella fede, quindi entrare sempre più nel buio, perché la fede è tenebra per l'intelletto. Poiché l'intelletto non può conoscere Dio come egli è, deve camminare affidandosi a Lui senza comprendere. Perciò per trovarsi bene deve proprio fare ciò che tu condanni, cioè non affidarsi a conoscenze distinte con le quali non può arrivare a Dio, ma deve piuttosto liberarsene per giungere a Lui. 49. O dirai ancora, se l'intelletto non ha conoscenze distinte, la volontà rimarrà oziosa e non amerà. Cosa da evitare sempre nel cammino spirituale, perché la volontà non può amare se non quello che l'intelletto conosce. Questo è vero, soprattutto nelle operazioni e negli atti naturali dell'anima, nei quali la volontà ama solo ciò che l'intelletto comprende distintamente. Ma nella contemplazione di cui sto parlando, durante la quale, ripeto, Dio si comunica all'anima, non è necessario che ci sia una conoscenza distinta, né che l'anima compia atti di intelligenza, perché Dio in un solo atto le comunica insieme luce e amore. Si tratta allora di conoscenza soprannaturale, piena d'amore, paragonabile alla luce intensa che riscalda e nello stesso tempo illumina e fa innamorare. E tuttavia rimane confusa e oscura per l'intelletto, perché conoscenza dà contemplazione, che, come dice San Dionigi, è raggio di tenebra per l'intelletto. Come avviene per la conoscenza nell'intelletto, così è per l'amore nella volontà. Come nell'intelletto la conoscenza che Dio infonde è generale e oscura, senza intelligenza chiara e distinta, così la volontà ama in generale, senza alcuna distinzione di cose intese particolarmente. Poiché Dio è luce divina e amore, quando si comunica all'anima ugualmente informa queste due potenze, intelletto e volontà, con intelligenza e amore. Ciò nonostante, essendo egli incomprensibile in questa vita, sia l'intelligenza che l'amore nei suoi confronti saranno oscuri, cioè incapaci di accedere a lui. A volte, quando Dio si comunica in tutta dolcezza all'anima, si dona e ferisce più una potenza che l'altra, ragion per cui, ad esempio, talvolta si percepisce più conoscenza che amore, tal'altra più amore che intelligenza. Altre volte ancora si può percepire solo conoscenza senza provare amore, oppure solo amore senza alcuna conoscenza. Pertanto, ripeto, riguardo agli atti naturali che compie da sé mediante l'intelletto, l'anima non può amare senza comprendere, al contrario, riguarda ciò che Dio opera in fondo in essa, come nello stato di cui sto parlando, le cose vanno diversamente, perché Dio può comunicarsi a una potenza senza bisogno dell'intervento dell'altra. Può, per esempio, infiammare la volontà con il tocco del calore del suo amore, anche se l'intelletto non comprende. Come può accadere che una persona senta il calore del fuoco senza vederlo? 50 della terza strofa. In questo modo la volontà,
si percepirà spesso infiammata, intenerita o innamorata, senza conoscere né comprendere più di prima. In realtà è Dio che fa crescere in essa l'amore, come dice la sposa del Cantico dei Cantici: mi ha introdotta nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Cantico 2,4. Non vi è dunque da temere quando l'anima è nell'inattività, perché se cessa di compiere atti d'amore su conoscenze particolari, Dio li compie in essa, inebriandola segretamente di amore infuso o tramite la conoscenza della contemplazione o senza di essa, come ho appena detto. In confronto con quelli che potrebbe compiere l'anima, questi atti d'amore sono tanto più gustosi e meritori quanto più grande. 41 della terza strofa della fiamma d'amor vivo di San Giovanni della Croce. Le unzioni così varie dello Spirito Santo sono dunque delicate e sublimi. Sono talmente spirituali e pure da non essere comprese né dall'anima né dal suo padre spirituale, ma solo dallo spirito che ne conosce il prezzo e arricchisce l'anima per rendersela più gradita. Ma ci vuole poco perché l'anima perda queste unzioni. Basta il più piccolo atto che essa voglia compiere con l'ausilio della memoria, dell'intelletto o della volontà, oppure la minima applicazione dei suoi sensi, appetiti o conoscenze, o infine aggrapparsi al più piccolo piacere o alla più piccola consolazione per disturbare o ostacolare simili unzioni. Che peccato, che danno, che dolore vedere l'anima in simili condizioni. 42. Ho fatto grave e degno di attenta considerazione. Sembrerebbe quasi un non nulla il danno provocato e ciò che si è interposto in quelle sante unzioni. E tuttavia il danno che ne risulta è più grande, più doloroso, più spiacevole che veder turbare e far perdere molte anime comuni che non sono in uno stadio tanto sublime e splendido. Proprio come se un volto finemente e delicatamente dipinto fosse ritoccato da una mano rozza con colori brutti e grossolani. Il danno sarebbe maggiore se questa mano cancellasse molte immagini di fattura dozzinale. Chi potrà mai imitare l'opera di quella mano così delicata, ossia dello Spirito Santo, deturpata da un'altra mano grossolana? 43. Ora questo danno, che è così grave da non poterlo descrivere, è tuttavia tanto comune e frequente che difficilmente si può trovare un maestro spirituale che non lo causi alle anime che Dio comincia a introdurre in questa sorta di contemplazione. Difatti, ogni volta che Dio dona la sua unzione a un'anima contemplativa, lo fa in un modo molto delicato, accordandole una conoscenza piena d'amore, serena, pacifica, solitaria, molto lontana dai sensi e da tutto ciò che si possa pensare. Arricchiti di questa conoscenza, l'anima non può meditare né pensare a nulla, né può gustare le cose spirituali o terrene, perché Dio la tiene occupata in quell'unzione solitaria, per di più la inclina all'inattività e alla solitudine. A un certo punto interviene un maestro spirituale, il quale non sa altro che dare colpi di martello e forgiare le facoltà al pari di un fabbro, perché incapace. E poiché da solo meditare, dirà all'anima: via, lascia queste bagatelle che sono ozio e perdita di tempo, piuttosto riprendi a meditare e fatti interiori. Occorre che faccia quanto sta in te, perché tutto il resto sono illusioni e sciocchezze. 44. Simili direttori spirituali non comprendono nulla dei diversi gradi d'orazione
né delle vie dello spirito. Non si rendono conto che il metodo di questi esercizi di meditazione discorsiva che impongono all'anima è già superato, perché essa è già pervenuta alla negazione e al silenzio dei sensi e della meditazione discorsiva. In breve è già sulla via dello spirito o della contemplazione, nella quale cessa l'attività dei sensi e del ragionamento proprio dell'anima. Qui agisce solo Dio. Egli parla segretamente all'anima solitaria, mentre questa rimane nel silenzio. Ma quando ha raggiunto questo stadio dello spirito, come ho spiegato sopra, se la si obbliga a camminare con l'aiuto dei sensi, l'anima necessariamente tornerà indietro e cadrà in mille distrazioni. Chi infatti è arrivato alla meta e vuole camminare ancora per raggiungerla, oltre a compiere un'azione ridicola, necessariamente se ne allontana. È così per colui che è pervenuto attraverso le operazioni delle sue potenze al raccoglimento pieno di pace che ogni persona spirituale cerca, limite massimo ove cessano le attività delle potenze, non solo sarebbe inutile riprendere ad agire con le facoltà per raggiungere il suddetto raccoglimento, ma sarebbe molto svantaggioso per lui, perché distraendosi in questo inutile esercizio perderebbe il raccoglimento già raggiunto. 45. Torno a ripetere, questi maestri spirituali non comprendono affatto cosa sia il raccoglimento o la solitudine spirituale dell'anima in tutte le sue prerogative. Ignorano che Dio introduce l'anima in questa solitudine per arricchirla delle suddette sublimi unzioni. Essi invece sovrappongono a queste unzioni e mescolano ad esse altri unguenti di esercizio spirituale più basso. Forzano l'anima ad agire da sé, come si è detto prima. Ora, tra questo stato e quello in cui si trovano, l'anima vi è tanta differenza quanto quella che intercorre tra un'opera umana e un'opera divina, tra il naturale e il soprannaturale. Nel primo caso, infatti, è Dio che agisce soprannaturalmente nell'anima, nell'altro è l'anima che agisce in maniera naturale. Più deplorevole è il fatto che per agire in maniera naturale l'anima perde la solitudine e il raccoglimento interiore e quindi l'opera sublime che Dio stava dipingendo nel suo intimo. Così tutto il suo lavoro si riduce a battere sull'incudine. 36 della terza strofa della fiamma d'amor viva. Questo spiega perché in qualunque momento l'anima comincia a entrare in questo stato semplice e inattivo di contemplazione, che si verifica quando non può più meditare e non riesce a farlo, non deve sforzarsi di farlo né aggrapparsi a gusti e gioie spirituali. Al contrario, deve starsene al suo posto, senza alcun sostegno umano, interiormente affatto distaccata da ogni cosa. Deve compiere soprattutto ciò che faceva il profeta Abacuc per disporsi ad ascoltare il Signore. Starò al mio posto di guardia, fermerò il piede sopra la fortezza e starò attento per vedere ciò che mi sarà detto. È come se dicesse: leverò il mio pensiero al di sopra di tutte le operazioni e le conoscenze che possono cadere sotto i miei sensi, come pure al di sopra di tutto ciò che essi hanno potuto conservare e ritenere in sé, rilasciando ogni realtà umana. Fatto questo, starò diritto in piedi sui bastioni delle mie potenze e non permetterò ad esse di fare qualcosa affinché io possa ricevere attraverso la contemplazione ciò che mi verrà comunicato da parte di Dio. 26 della terza strofa. Lo stesso avviene durante il fidanzamento, in attesa del matrimonio spirituale. Quando le unzioni dello Spirito Santo sono più sublimi per disporre l'anima all'unione con Dio,
Abitualmente arrivano queste ansie così intense e delicate nelle caverne dell'anima. Ora più questi unguenti sono una preparazione prossima all'unione con Dio, più avvicinano l'anima a Dio. Di conseguenza le permettono di gustare di più Dio e gliene offrono un sapore più squisito. Il desiderio dell'anima, insomma, è più nobile e profondo, perché questo desiderio di Dio è ottima disposizione per unirsi a Lui. 27. Quale buona occasione questa per avvertire le anime che Dio favorisce di queste delicate unzioni, perché badino a ciò che fanno e a chi si affidano per non tornare indietro. Ma ciò esula dall'argomento che sto trattando. Oh, quanto dolore, quanta compassione provo nel mio cuore vedendo le anime tornare sui loro passi. Non solo si sottraggono a queste unzioni divine che lasciano passare inutilmente, ma ne perdono persino il desiderio. Ecco perché non posso fare a meno di indicar loro ciò che devono fare per evitare una disgrazia così grande. Mi soffermerò dunque un po' per chiarire questo pensiero, poi riprenderò subito l'argomento. D'altronde tutto serve per comprendere la proprietà delle caverne di cui si parla qui. Ne voglio trattare perché è davvero necessario non solo per le anime che si trovano in una situazione così vantaggiosa, ma anche per tutte le altre che sono alla ricerca del loro amato. 28. Anzitutto occorre sapere che se l'anima cerca Dio, molto di più la cerca il suo amato. Se l'anima gli indirizza i suoi ardenti desideri d'amore, che per lui sono graditi come una colonna di fuoco che sale a profumo di mirra e di incense d'ogni polvere aromatica, l'amato le invia la fragranza dei suoi profumi che la fanno correre dietro di lui e che sono le sue divine ispirazioni e i suoi tocchi delicati. Per il fatto stesso che sono suoi, sono scelti e impregnati della perfezione della legge di Dio e della fede. Conformandosi a questa perfezione, l'anima si avvicina sempre più a Dio. L'anima deve dunque comprendere che in tutte le grazie che le concede, nelle unzioni e nei profumi di questi unguenti, Dio desidera disporla ad altre e più elevate unzioni maggiormente degne di Lui. Suo scopo è quello di farla pervenire a una disposizione talmente delicata e pura da meritare l'unione divina e la trasformazione sostanziale in lui con tutte le sue potenze. 29. L'anima deve dunque ben considerare che in questa situazione è Dio il principale agente. Come guida di un cieco, egli la deve guidare per mano dove essa non saprebbe andare, cioè verso le realtà soprannaturali che il suo intelletto non può comprendere, né la sua volontà o la sua memoria possono sapere come siano. Deve mettere tutto il suo impegno per non frapporre ostacoli a Dio che la guida per il cammino da lui preparato, ossia quello della perfezione, della sua legge e della fede. Ora l'ostacolo può insorgere solo se l'anima si lascia portare e guidare da un altro cieco. Ecco, e i ciechi che possono favorirla sono tre, che possono fuorviarla sono tre, il direttore spirituale, il demonio ed essa medesima. Per chiarire meglio questo punto, spenderò qualche parola su ciascuno di questi tre ciechi. 30. Quanto al primo, l'anima che vuole progredire nel raccoglimento e nella perfezione deve ben considerare in quali mani si affida, perché il discepolo sarà come il maestro e il figlio come il padre. Ma sappia bene l'anima che difficilmente si trova una guida che abbia tutte le qualità richieste per condurla nella parte più alta del cammino di perfezione o anche in quella meno elevata. Il direttore spirituale, oltre ad essere saggio e prudente, deve essere anche sperimentato. Infatti, se è vero che per guidare un'anima sono fondamentali la scienza e la prudenza, tuttavia, se il direttore non ha esperienza di ciò che è la vita puramente, veramente spirituale, non sarà capace di guidare l'anima allorquando Dio vorrà condurvela, anzi, non comprenderà nulla. 31.
Così molti direttori spirituali arrecano gravi danni e a parecchie anime perché non comprendono le vie dello spirito e le loro prerogative. Di conseguenza, abitualmente fanno perdere alle anime l'unzione di quei deliziosi profumi con i quali lo Spirito Santo le gratifica e le dispone a unirsi a Lui. Insegnano a queste anime metodi poco validi che hanno usato loro stessi o letto da qualche parte, ma che servono solo ai principianti. Ora, siccome conoscono solamente quanto occorre ai principianti e piaccia a Dio che sia almeno così, non vogliono che le anime vadano oltre i principi e i metodi discorsivi o immaginari, nonostante Dio voglia portarle fuori da questo stadio. Impediscono alle anime di superare i limiti delle loro capacità naturali e così esse non fanno molti progressi. 32 della terza strofa. Per comprendere meglio questa condizione dei principianti è opportuno ricordare che lo stato di esercizi annessi ai principianti consistono nel meditare ed emettere atti ed esercizi discorsivi con l'aiuto dell'immaginazione. Una volta in questo stato occorre che venga fornita necessariamente all'anima materia su cui meditare e discorrere. Da parte sua poi l'anima deve mettere atti interiori e approfittare del gusto e della gioia sensibile che prova nelle cose spirituali. Difatti, nutrendo le sue potenze con il sapore delle cose spirituali, essa si distacca da quello delle cose sensibili e muore alle vanità del mondo. Ma quando le potenze cominciano a nutrirsi e ad abituarsi in qualche modo alle realtà dello spirito, ove attingono una certa forza e costanza, Dio non tarda, come si dice, a distaccare l'anima e a farla entrare nello stato di contemplazione. Di solito tale fervore si verifica in alcune persone molto presto, soprattutto se religiose o religiose, perché avendo rinunciato assai per tempo alle cose del mondo, conformano i loro sensi e le loro tendenze alla volontà di Dio e si esercitano nelle cose spirituali con l'aiuto di Dio. Questo cambiamento avviene quando cessano gli atti discorsivi e la meditazione propria e quando l'anima viene privata dei gusti e del fervore sensibile degli inizi. In breve, l'anima non può discorrere come prima né trova alcun punto d'appoggio nei sensi perché sono nell'aridità, in quanto le loro ricchezze sono passate allo spirito che non cade sotto il potere dei sensi. Ora, siccome l'anima, secondo l'ordine della natura, non può fare nulla da sé e ha bisogno della mediazione dei sensi, ne segue che in questo stato ormai è Dio ad agire e l'anima deve ricevere passivamente il suo intervento e comportarsi come quella che riceve e subisce. Dio, d'altro canto, si comporta come colui che dà e agisce in lei, accordandole beni spirituali nella contemplazione, che è conoscenza e amore divino insieme, cioè una conoscenza piena d'amore, senza che l'anima debba ricorrere ai suoi atti e discorsi naturali, perché non può più utilizzarli come faceva prima. 33. Da quanto esposto è chiaro che l'anima giunta a questo stato deve seguire un metodo diverso da quello adottato in precedenza. Se prima le veniva offerto un soggetto da meditare e meditava, ora le viene tolto ogni soggetto di meditazione, non deve più meditare. Del resto non potrebbe farlo anche se volesse, e invece di raccogliersi cadrebbe nella distrazione. Se prima cercava gusto e fervore, e lo trovava, ora non li vuole e non li cerca, perché non solo non li troverebbe malgrado la sua diligenza, ma avrebbe solo aridità. Qualora volesse servirsi dei sensi, si distoglierebbe da questo bene pacifico e sereno che Dio le va poco a poco infondendo nello spirito. Così perdendo l'uno, essa non otterrebbe l'altro, dal momento che i beni non le vengono più comunicati attraverso i sensi come accadeva prima. Per questo nel presente stato non bisogna mai imporre all'anima l'obbligo di meditare, di produrre ragionamenti o di cercare gusto e fervore. Questo equivarrebbe a mettere ostacoli all'agente principale che, come ripeto, è Dio. È Lui che segretamente e pacificamente diffonde poco alla volta nell'anima sapienza e conoscenza piena d'amore, senza ricorrere ad atti specifici, anche se a volte lo fa per qualche tempo.
L'anima deve dunque impegnare con amore la sua attenzione verso Dio, senza atti specifici. Deve comportarsi passivamente, senza alcuno sforzo da parte sua, ma rivolgere a Dio un'attenzione piena d'amore, semplice e pura, come chi apre gli occhi per guardare con amore. 34. Poiché Dio nel suo modo d'agire si comunica all'anima attraverso una conoscenza semplice e piena d'amore, a sua volta l'anima nel ricevere tale conoscenza deve rapportarsi a Dio attraverso una conoscenza altrettanto semplice e piena d'amore. In tal modo la conoscenza e l'amore dell'uno si uniranno alla conoscenza e all'amore dell'altra. È opportuno che chi riceve si adegui a ciò che riceve, e non agisca diversamente al fine di riceverlo e conoscerlo come gli viene dato, perché nell'ordine naturale, come dicono i filosofi, tutto ciò che si riceve è ricevuto secondo le modalità del soggetto che riceve. È dunque chiaro che se l'anima non abbandona il suo modo d'agire naturale, riceverà quel bene di cui si parla qui attraverso modalità naturali, quindi non lo riceverà affatto, anzi resterà sola con le sue capacità naturali. Il soprannaturale, infatti, non può essere contenuto entro capacità naturali, perché le sorpassa infinitamente. Per questo motivo, se l'anima volesse agire secondo la sua natura umana, ricorrendo ad altre forme che non siano questa conoscenza piena d'amore, passiva di cui ho parlato, anziché restare in assoluta passività senza emettere alcun atto naturale, se non quando Dio ve la spinge, creerebbe ostacoli ai beni che Dio le infonde soprannaturalmente in una conoscenza piena d'amore. Questo favore si verifica all'inizio del cammino spirituale, quando l'anima attraversa dolorosamente la purificazione interiore, come ho detto sopra, ma in seguito diviene amore soave. Se, ripeto, ed è vero, questa conoscenza piena d'amore è ricevuta passivamente nell'anima secondo le modalità soprannaturali di Dio, non secondo le capacità naturali dell'anima, ne segue che l'anima, per riceverla, deve assolutamente rinunciare al suo modo naturale d'agire. Deve essere libera, inattiva, quieta, pacifica e serena come piace a Dio. Deve essere come l'aria che tanto più riceve luce e calore dal sole, quanto più è pura, libera dai vapori, purificata e calma. L'anima quindi non deve essere attaccata a nulla, né all'esercizio della meditazione discorsiva, né ad alcun altro gusto sensibile e spirituale, né a qualsiasi altro modo naturale d'agire. Occorre che lo spirito sia molto libero e indifferente rispetto a tutte le cose create, cioè ad ogni pensiero, discorso, gioia, realtà creaturali in cui, se l'anima volesse servirsene, troverebbe un ostacolo. Anzi, queste realtà turberebbero quel silenzio profondo che l'anima deve coltivare nei sensi e nello spirito per ascoltare la parola divina così profonda e delicata. Dio infatti parla al cuore nel deserto, dichiara Osea, e l'anima, secondo Davide, deve diventare capace di ascoltare in un clima di pace e di tranquillità assoluta, perché il Signore Dio le parla e comunica pace nella solitudine profonda. 35 della terza strofa. Pertanto, quando l'anima percepisce di essere introdotta in questo silenzio per ben ascoltare, deve dimenticare anche l'attenzione piena d'amore di cui parlavo sopra, al fine di rimanere libera rispetto a tutto ciò che il Signore le chiede in quel momento. Deve ricorrere alla conoscenza piena d'amore solo quando non percepisce di essere introdotta in questa solitudine o in attività interiore, nell'oblio di ogni cosa o nell'attesa di una comunicazione spirituale, cose tutte che accadono sempre accompagnate. 21 della terza strofa. La terza caverna è la memoria. Quando è vuota, l'anima si consuma e si distrugge nell'attesa del possesso di Dio, come osserva Geremia. Memoria memorero et habesci in me anima mea.
ma me le richiamerò continuamente alla memoria, cioè me lo ricorderò bene. L'anima si struggerà dentro di me, riandando a queste cose nel mio cuore, vivrò nella sapienza di Dio. 22. La capacità di queste caverne è dunque molto profonda, perché quello che possono contenere, cioè Dio, è profondo e infinito. Perciò questa capacità sarà in certo modo infinita, come infinita sarà la sua sete. Anche la sua fame sarà profonda e infinita, e morte infinita sarà il suo struggimento e il suo tormento. Anche se queste sofferenze non sono così intense come quelle dell'altra vita, tuttavia sono una viva immagine della privazione infinita, perché l'anima possiede una certa disposizione a ricevere la pienezza di Dio. Tale sofferenza però è di natura diversa, perché si trova nell'intimo stesso dell'amore e della volontà. Ma non è certo l'amore che allevia la sofferenza, perché quanto più esso è intenso, tanto più è impaziente di possedere il suo Dio, verso cui aspira con un desiderio sempre ardente. 23 della terza strofa. Signor mio, se è vero che quando l'anima desidera veramente, Dio possiede già ciò che ama, come dice San Gregorio commentando San Giovanni, come può soffrire per ciò che possiede già? In verità, come afferma San Pietro, gli angeli che desiderano vedere il Figlio di Dio non hanno né pena né preoccupazione perché lo possiedono già. Sembra dunque che l'anima, quanto più desidera Dio, tanto più lo possiede, quanto più lo possiede, tanto più prova diletto e pienezza di gioia. Così accade agli angeli, il loro desiderio è realizzato, trovano la loro gioia nel possesso di Dio. Non cessano di soddisfare i loro desideri senza provare il benché minimo fastidio. E poiché non provano nessun fastidio, sempre desiderano e godendo del possesso del bene, non provano alcuna sofferenza. Nel nostro caso, l'anima prova tanto più sazietà e delizia nel suo desiderio di Dio, quanto più questo desiderio è ardente, senza provare né dolore né sofferenza alcuna. 24. A riguardo bisogna ricordare la differenza che esiste tra possedere Dio solo per grazia e possederlo anche per unione. Nel primo caso è volersi bene, nel secondo vi è anche un'intima comunicazione tra i due. In breve, tra questi due stati vi è la stessa differenza che intercorre tra il fidanzamento e il matrimonio. Nel fidanzamento infatti c'è soltanto un sì scambiato da entrambe le parti e un accordo della loro volontà. In questo caso il fidanzato dona amabilmente alla sua fidanzata gioielli e monili. Nel matrimonio invece vi è anche comunicazione delle persone e unione tra loro. Certo, durante il fidanzamento lo sposo fa delle visite alla sposa e le porta doni, come dicevo, ma tra loro non vi è ancora l'unione delle persone, che è il fine verso cui tende il fidanzamento. Allo stesso modo, quando l'anima è pervenuta a tanta purezza in sé e nelle sue potenze, che la volontà è completamente purificata dagli altri gusti e appetiti estranei nelle sue parti inferiori e superiori, e ha decisamente dato il suo sì riguardo a tutte queste cose in Dio, così che la volontà di Dio e quella dell'anima sono ormai una sola, in un consenso pronto e libero, essa è giunta a possedere Dio per grazia di volontà nella misura massima possibile mediante la volontà e la grazia. Questo significa che Dio le ha dato nel sì di lei il fedele e totale sì della grazia. 25 della terza strofa. Questo è il sublime stato del fidanzamento spirituale dell'anima con il Verbo. In questo stato lo sposo le concede grandi favori, le fa frequenti visite d'amore, la colma di grazie e di delizie, ma tutti questi favori sono soltanto una preparazione all'unione del matrimonio. Sebbene queste realtà meravigliose avvengono nell'anima quando è purificata al massimo da ogni affetto alle creature, altrimenti, ripeto, non si realizza il fidanzamento,
Tuttavia occorre che l'anima abbia altre disposizioni positive. Attraverso le sue vici e i suoi doni, Dio la va purificando, la rende più bella e più delicata e la prepara convenientemente a una così sublime unione. In tutto questo passa del tempo, per alcuni di più, per altri di meno, perché Dio va purificando l'anima secondo le disposizioni in cui essa si trova. Tale preparazione è simboleggiata da quella delle fanciulle scelte per il re Assuero. Una volta portate via dai loro paesi e dalla casa dei loro genitori, dovettero trascorrere un anno rinchiuse nel palazzo del re prima di essergli presentate come spose. Nella prima metà di quell'anno si preparavano con unguenti di mirra e altri profumi e nell'altra metà con unguenti più preziosi. Solamente dopo esse potevano venire ammesse alla presenza del re. 16 della terza strofa. Oh, quali sentimenti proverà l'anima quando sperimenterà la notizia e la comunicazione delle visioni di Ezechiele? Questi vide la figura di un essere animato con quattro facce e una ruota composta da quattro ruote. Il suo aspetto era come quello di carboni ardenti simili a torce. La ruota, simbolo della sapienza di Dio, era piena di occhi tutto intorno per significare le conoscenze divine e gli splendori delle sue virtù. E quando l'essere vivente si muoveva, l'anima sentiva nel suo spirito come il fragore della tempesta, come il tumulto di un accampamento che rappresentano le innumerevoli grandezze di Dio. L'anima qui le conosce distintamente nell'unico suono del passo che Dio muove per lei. E infine l'anima sentiva con piacere quel rombo delle ali che, dice il profeta, era simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente. Tale rombo rappresenta l'impeto delle acque divine che invadono l'anima quando lo Spirito Santo la eleva nella fiamma d'amore e la colma di gioia. L'anima allora gode della gloria di Dio nella sua immagine e ombra, come dice ancora il profeta quando afferma che così gli apparve la forma della gloria del Signore, Ezechiele 1, 5, 28. Oh, come è felice quest'anima fortunata quando si vede innalzata a simili altezze. Quali grandezze riconoscerà in sé? Quale sarà la sua ammirazione quando contemplerà la sua bellezza e santità? Chi potrà mai dire ciò che essa in realtà prova nel suo intimo? Quando si vede immersa in queste acque abbondanti degli splendori divini, si rende conto che il Padre Eterno le ha concesso con grande generosità di possedere la sorgente superiore e la sorgente inferiore, proprio come concesse il padre alla figlia Axa quando costei gli chiese tale favore. Queste acque, infatti, irrigando, penetrano nell'anima e nel corpo, cioè nella parte inferiore e in quella superiore. 17 della terza strofa. O mirabile grandezza di Dio, pur essendo queste lampade degli attributi divini, un unico essere, e potendone solo in lui gustare, tuttavia ciascuna la si vede e la si gusta in maniera distinta, perché una si accende dell'altra e ciascuna sostanzialmente l'altra. O abisso di delizie, sei tanto più ricco quanto più i tuoi tesori sono nascosti nell'unità e nella semplicità infinite del tuo essere. Ivi si conosce e si gusta l'uno dei tuoi attributi in modo tale da non impedire la conoscenza e il gusto perfetto degli altri. Anzi, ogni grazia e virtù che hai in te è anche luce per ciascuna delle altre tue grandezze, perché per la tua trasparenza o sapienza divina molte cose si vedono in te quando se ne vede una. Tu sei lo scrigno dei tesori del Padre, riflesso della luce perenne, specchio senza macchia e immagine della sua bontà, Sapienza 7,26, nei cui vivi bagliori gli abissi più profondi del mio senso. 18 della terza strofa. Questi abissi o caverne sono le potenze dell'anima, memoria, intelletto e volontà.
potenze tanto più profonde quanto più sono capaci di ricevere grandi beni, perché si riempiono solo dell'infinito. Il fatto che soffrono quando sono vuote di Dio ci consente di arguire in certo qual modo la loro gioia e il loro diletto quando ne sono piene, perché i contrari si illuminano a vicenda. Anzitutto dobbiamo osservare che le caverne delle potenze, quando non sono vuote, purificate e libere da ogni attaccamento alle creature, non sentono il vuoto immenso della loro profonda capacità ricettiva. Difatti, in questa vita, qualsiasi inerzia che vi si attacchi è sufficiente per tenerle talmente ingombre e incantate che esse non sentono più. Che esse non sentono né rimpiangono la perdita di beni immensi e neppure si rendono conto di quanto potrebbero contenere. Stupisce il fatto che, pur essendo capaci di beni infiniti, basta il minimo bene umano a ingombrarle in maniera tale da impedir loro di riceverli, finché, come dirò, non ne saranno completamente liberate. Quando invece le potenze sono sgombre e purificate, la sete, la fame e il desiderio del loro senso spirituale sono intollerabili. Siccome gli stomachi di queste caverne sono profondi, soffrono immensamente se sono privi di un alimento così eccellente qual è Dio. Questa sofferenza così profonda normalmente si manifesta verso la fine del tempo in cui l'anima viene illuminata e purificata prima di raggiungere l'unione con Dio, momento in cui il suo appetito spirituale trova una piena soddisfazione. Infatti, essendo tale appetito spirituale ormai purificato e distaccato da ogni creatura o attaccamento ad essa, e avendo perduto le proprie inclinazioni naturali, aspira solo al divino, perché ha fatto il vuoto in sé per disporsi ad accoglierlo. Ora, poiché il divino non le viene ancora comunicato attraverso l'unione con Dio, il vuoto e la sete di Dio le causano sofferenze più strazianti della morte, soprattutto quando da alcuni sprazzi o riflessi intravede qualche raggio divino, mentre Dio stesso non le si comunica ancora. Le anime di cui si parla qui sono quelle che soffrono di amore impaziente. Non possono resistere a lungo senza ottenere quanto vogliono o senza morire. 19. Quanto alla prima caverna di cui si parla qui, essa non è altro che l'intelletto. Quando questo è vuoto, prova la sete di Dio. È una sete questa così ardente quando l'intelletto è ben disposto che Davide, non trovando miglior paragone, dice che è fortissima come la sete del cervo. Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Salmo 41. Questa sete produce alle acque della sapienza di Dio oggetto dell'intelletto. 20. La seconda caverna è la volontà. Quando è vuota, prova una fame di Dio talmente grande da far venir meno l'anima, come dice ancora Davide. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Salmo 83. Ora questa fame. 11 della terza strofa. Ma occorre ricordare che questi movimenti della fiamma sono più movimenti dell'anima che di Dio, perché Dio non si muove. Così questi riflessi di gloria che si presentano all'anima sono stabili, perfetti e continui, pieni di una serenità profonda e tutta divina. Tale sarà lo stato dell'anima quando non proverà nessuna alterazione nell'intensità di tali favori, né interruzioni nei suoi movimenti d'amore. Allora essa vedrà chiaramente come Dio, che sembrava muoversi in essa, è in sé immutabile, come il fuoco rimane immobile nella sua sfera. Si accorgerà inoltre che, non possedendo ancora lo stato perfetto di gloria, nutriva solo movimenti e trasporti intimi nel desiderio della gloria futura. 12. Da quanto detto e da quanto ancora verrà esposto si può comprendere molto chiaramente quale sia la sublimità degli splendori di queste lampade di cui sto parlando, che si potrebbero con un altro nome definire adombramenti, perché
Per comprendere questo occorre ricordare che adombramento indica l'azione che produce l'ombra. Tale azione equivale a proteggere, favorire, concedere delle grazie, perché quando una persona copre un'altra con la sua ombra, è segno che le è vicino per favorirla e proteggerla. Per questo motivo, volendo definire l'insigne grazia da Dio concessa alla Vergine Maria, quando il Figlio di Dio si incarnò nel suo grembo, l'Arcangelo Gabriele parlò di adombramento dello Spirito Santo, e precisamente lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Luca 1,35. 13 della terza strofa. Per meglio comprendere ciò che significa quest'ombra di Dio, o adombramenti o splendori che sono la stessa cosa, occorre sapere che ogni cosa ha e produce ombra in rapporto alla sua forma e alle sue proprietà. Se la cosa è opaca e scura, proietta un'ombra oscura, ma se la cosa è trasparente, chiara e sottile, proietta un'ombra chiara e sottile. Quindi l'ombra di una cosa tenebrosa sarà parimenti tenebrosa, mentre l'ombra di una luce sarà ugualmente luce come quella che la origina. 14. Ora le potenze e gli attributi di Dio, poiché sono lampade accese e splendenti, stando vicino all'anima non possono non toccarla con le loro ombre, le quali a loro volta saranno accese e risplendenti come le lampade che le producono. Di conseguenza tali ombre saranno splendori. Secondo questo meccanismo, l'ombra che produce nell'anima la lampada della bellezza di Dio sarà un'altra bellezza conforme alla figura e alla proprietà della bellezza di Dio. L'ombra che produce in essa la forza sarà un'altra forza conforme a quella di Dio. E l'ombra prodotta dalla sapienza di Dio sarà un'altra sapienza conforme a quella di Dio. Così è delle altre lampade, o meglio sarà la stessa sapienza, la stessa bellezza, la stessa forza di Dio in ombra, perché l'anima quaggiù non può comprenderlo perfettamente. In quest'ombra, essendo conforme alla natura e alle proprietà di Dio, cioè Dio stesso sotto forma di ombra, l'anima conosce molto bene l'eccellenza di Dio. 15 della terza strofa. Secondo questo criterio, quali saranno dunque le ombre delle grandezze, delle sue potenze, dei suoi attributi che lo Spirito Santo produrrà in un'anima dal momento che è così intimo ad essa? Non solo la tocca con le sue ombre, ma è unito ad essa per mezzo delle sue ombre e dei suoi splendori. Così l'anima comprende e gusta Dio in ciascuna ombra, nella misura in cui egli riproduce in ciascuna di esse la sua natura e le sue proprietà. Infatti, l'anima comprende e gusta l'onnipotenza divina nell'ombra di tale onnipotenza, comprende e gusta la sapienza divina nell'ombra della sapienza divina, comprende e gusta la bontà infinita nell'ombra della bontà divina che l'avvolge, eccetera. Infine, gusta la gloria di Dio nell'ombra della gloria che le fa conoscere la proprietà e la natura della gloria di Dio. Ora, tutte queste cose avvengono nelle ombre chiare e luminose, prodotte da queste lampade chiare e luminose. Queste costituiscono un'unica lampada nell'unità e semplicità di Dio. 6 della terza strofa. La Sacra Scrittura narra che una volta una di queste lampade passò davanti ad Abramo, causandogli un oscuro e profondo terrore. Quella lampada significava la giustizia rigorosa che doveva essere esercitate contro i cananei. Riguardo a tutte queste lampade che veicolano la conoscenza di Dio e che brillano così affettuosamente, amorevolmente in te, o anima fortunata, quanta più luce, delizia ed amore provocheranno in te se una sola di esse provocò oscuro terrore ad Abramo. Quanto grande, eccellente e molteplice sarà il tuo diletto, perché in tutte e da tutte queste lampade ricevi fruizione e amore, in quanto che Dio si comunica le tue potenze secondo i suoi attributi e le sue virtù. Quando infatti qualcuno ama e fa del bene a un altro, gli fa del bene e lo ama secondo la sua condizione e la sua natura. In questo modo agisce il tuo sposo,
dimora in te, ti colma dei suoi favori. In quanto onnipotente ti fa del bene e ti ama con la sua onnipotenza. Poiché è sapiente, senti che ti fa del bene, ti ama con saggezza. Infinitamente buono, senti che ti ama con la sua bontà. Santo, senti che ti ama e ti concede grazie con la sua santità. Poiché è giusto, senti che ti ama e ti colma di favori in maniera giusta. Misericordioso, compassionevole e clemente, provi la sua misericordia, la sua compassione e la sua clemenza. Forte, sublime e delicato, senti che ti ama in maniera forte, sublime e delicata. Casto e puro, senti che ti ama con un amore casto e puro. Dio vero, senti che ti ama nella verità. Liberale, ti accorgi che ti ama e ti concede favori con generosità, senza interesse alcuno, al solo scopo di farti del bene. Siccome è l'umiltà per eccellenza, ti ama con somma umiltà e con somma stima nei tuoi confronti, mettendoti al suo livello. Si mostra a te con gioia in queste conoscenze che egli ti dona. Ti scopre il suo volto pieno di grazie e in questa unione con lui che ti fa trasalire di gioia, ti sussurra allora, io sono tuo e per te. Sono felice di essere come sono per essere tuo e donarmi a te. 7 della terza strofa. Chi potrà esprimere ciò che senti, o anima fortunata, mentre ti vedi tanto amata e nobilitata da una così alta stima? Il tuo ventre, simbolo della tua volontà, è come quello della sposa, simile a un mucchio di grano coperto e circondato da gigli. Nel momento in cui assapori i chicchi di grano che diverranno il pane di vita, poni la tua gioia nei gigli delle virtù che ti circondano. Queste virtù sono le figlie del re, delle quali Davide dice che ti recano gioia con la fragranza della mirra, aloe e cassia e delle altre spezie aromatiche. Infatti, le conoscenze che l'amato ti comunica circa le sue grazie e le sue virtù sono sue figlie, nelle quali sei talmente addentrata e immersa da rassomigliare inoltre al pozzo d'acqua vive ruscelli sorgenti dal Libano che simboleggiano Dio. In lui sei meravigliosamente colmata di letizia, nella piena armonia della tua anima e anche del tuo corpo. In lui sei divenuta tutta quanta come un giardino irrigato dalle acque divine, perché si compiono in te le parole del Salmo, un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio. Salmo 45. 8 della terza strofa. Stupenda visione. L'anima trabocca di acque divine, è trasformata in una sorgente copiosa che riversa da tutte le parti acque divine. È proprio vero che le conoscenze di cui sto parlando sono luce e fuoco di queste lampade divine, ma questo fuoco, torno a ripetere, è d'una tale suavità che per quanto immenso sia, è come acqua viva che estingue la sete dello spirito con la tempestività che esso desidera. Per questo le lampade di fuoco rappresentano le acque vive dello Spirito, come quelle che discesero sugli Apostoli. Erano allo stesso tempo lampade di fuoco e acque pure e limpide. È così che le chiamò il profeta Ezechiele quando profetizzò la venuta dello Spirito Santo in questi termini: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Questo fuoco dunque è allo stesso tempo acqua. Esso è rappresentato dal fuoco del sacrificio che Geremia aveva nascosto in una cisterna. Finché era nascosto sembrava acqua, ma quando lo tirava fuori era per il sacrificio, tirato fuori per il sacrificio diventava fuoco. Allo stesso modo, finché questo spirito di Dio resta nascosto nelle vene dell'anima, assomiglia a un'acqua soave e dolcissima che placa la sete dello spirito. Quando invece serve per il sacrificio d'amore che viene offerto a Dio, si trasforma in fiamme vive di fuoco. Queste sono le lampade dell'atto d'amore o le vampe di cui parla lo sposo nel Cantico dei Cantici.
Per questo l'anima le chiama fiamme, perché ne gusta la suavità come del resto quella delle acque e se ne serve altresì come fiamme per ardere d'amore di Dio. Quando però nella comunicazione dello spirito di queste fiamme l'anima è infiammata e occupata nell'esercizio dell'amore, all'interno dell'atto d'amore le chiama piuttosto lampade che acque vive, esclamando: o lampade di fuoco. Tutto ciò che si può dire in questa trasformazione dell'anima in Dio è ineffabile. Tutto si può riassumere in un'espressione: l'anima diviene Dio per partecipazione alla sua natura e ai suoi attributi, chiamati qui lampade di fuoco, nei cui vivi bagliori. 9 della terza strofa. Per comprendere bene la natura dei bagliori delle lampade di cui l'anima parla qui, come l'anima risplenda in essi, occorre ricordare che questi splendori sono le conoscenze piene d'amore e le lampade degli attributi di Dio comunicano all'anima. Quest'ultima, unita com'è alle lampade attraverso le sue potenze, risplende come loro ed è trasformata in splendori pieni d'amore. Però la luminosità degli splendori di cui l'anima brilla con la forza dell'amore non è come quella delle lampade materiali che con le loro fiammate illuminano gli oggetti all'intorno, ma è come gli oggetti che sono dentro le fiamme, perché l'anima è all'interno di questi bagliori. Per questo dice nei cui vivi i bagliori, cioè dentro di essi. Non solo, ma come ho detto, è trasformata in splendori, è divenuta splendori. Dirò quindi che è come l'aria che è dentro una fiamma, che viene bruciata e trasformata in fiamma. Questa infatti non è altro se non aria che brucia. I guizzi e gli splendori di questa fiamma non vengono solo dall'aria, né solo dal fuoco di cui è composta, ma dall'aria e dal fuoco insieme. Il fuoco brucia l'aria e la trattiene infiammata dentro di sé. 10 della terza strofa. Più o meno la stessa cosa accade all'anima. Questa risplende con tutte le sue potenze all'interno degli splendori di Dio. I movimenti delle fiamme divine, che sono i guizzi e le vampate di cui ho parlato, non li emette solo l'anima trasformata nelle fiamme dello Spirito Santo, né tantomeno è solo lo Spirito a produrli. Al contrario, sono opera congiunta dell'uno e dell'altra insieme, in modo tale che lo spirito agisce sull'anima come il fuoco sull'aria incendiata. Così questi movimenti di Dio e dell'anima uniti sono non soltanto splendori, ma altresì glorificazioni dell'anima. In realtà questi movimenti e queste fiammate sono come giochi e feste allegre che lo Spirito Santo celebra nell'anima, come si è detto nel secondo verso della prima strofa. In essi pare sempre sul punto di darle il compimento della vita terrena, introducendola nel grembo della Trinità, ove l'anima condividerà per davvero la sua gloria perfetta. Quanto ai beni precedenti e agli ultimi grandi e piccoli che siano, Dio li accorda all'anima sempre allo scopo di condurla alla vita eterna. Proprio come il fuoco che attraverso tutti i suoi movimenti e le fiammate tende a trascinare verso il centro della sua sfera l'aria che infiamma e ingaggia una lotta continua per riuscire nello scopo. Ma ciò non è facile, perché l'aria resta sempre nella propria sfera. Così è dello Spirito Santo, produce movimenti molto efficaci per assorbire l'anima in una grande gloria. Tuttavia, non ottiene lo scopo fin quando l'anima non uscirà dalla sfera della vita mortale per entrare così nel centro dello spirito che è la vita perfetta in Cristo.